Perché? Ma è abbastanza un omaggio a un anime giapponese che si chiama Death Note, ma in generale nella, diciamo, nell'animazione nipponica, la figura dello Shinigami, proprio come che il nostro mietitore, diciamo, è abbastanza presente, però sicuramente il debito è verso quel cartone animato, quel tipo di personificazione un po' punk anche che ha preso in quel contesto. Adesso sono meno attivo di una volta sull'andare in giro per concertini, e quindi sono meno avvezzo a scoprire quelle realtà assolutamente sconosciute, così come ero io ai tempi, però sento e si avverte proprio un fermento cittadino che secondo me è iniziato dal 2006 in poi, da quando la città si è svecchiata, ci sono state le Olimpiadi invernali, eccetera, c'è stato un risveglio, una presa di coscienza più forte della città e un po' di tutte le energie che la compongono, quindi tutte le discipline che non sono solo la musica, le band, eccetera, ma anche la fotografia, la regia, la moda. C'è stato un bel blob che è iniziato a muoversi, non dico in sincrono, ma sicuramente facendo sentire di più i suoi passi, e anche in ambito musicale da lì non ci si è fermati. Poi la città comunque rimane sempre un po' provinciale rispetto ai grossi agglomerati dove si muove realmente poi l'ambito più decisionale a livello produttivo. Quindi normalmente anche la band tosta torinese poi in qualche modo deve spostarsi per avere un responso, per trovare un appoggio discografico, però sicuramente l'etica del lavoro e la voglia di fare c'è, ci sono un sacco di band, di cantautori nuovi che potranno dire la loro. Fatto ormai, come dire, conclamato che indie in quanto termine ormai è un'accezione talmente larga che comprende tutto e niente. Io non credo che si fosse in pochi a farla, diciamo che forse c'era una parte ancora più invisibile di adesso che si poteva dedicare ai tempi al lavoro alla vecchia maniera, quindi caricare un furgone e andare a suonare alla morte per il gusto di farlo, per cercare di formarsi la base pian piano, indipendentemente poi da eventuale risonanza, eventuale successo nel senso lato del termine. Negli ultimi anni la variabile, che è principalmente dovuta poi all'ascolto in streaming e a Spotify, non neghiamolo, ha sparigliato sicuramente le carte, quindi da quel tipo di lavoro un po' più all'antica, non voglio dire più puro perché era gioco forza, ma ci si è spostati verso casi emblematici di successi fulminei, repentini. Quindi io noto adesso che anche quando la band di ragazzi giovanissimi viene a chiedermi una mano, comunque ha in mente quel tipo di sbocco, ha in mente quel tipo di ascesa rapidissima. E quindi angosciata all'idea che magari già il primo EP non vada bene. Questo, insomma, ha creato un po' uno spartiacque e adesso io stesso, per chi mi chiede una mano, devo dire, piuttosto che investire energie nell'andare a suonare a destra e manca, purtroppo, ahimè, in questo periodo conviene magari aspettare 2 anni, cercare di farsi le ossa meglio, cercare di uscire in maniera giusta per questo momento storico.